Durante la quarantena, al popolo italiano sono state imposte nuove regole per tutelare la salute pubblica, attraverso numerosi decreti ministeriali. Alcune azioni quotidiane sono state progressivamente limitate o divenute illegali, portando a diffusi atti di trasgressione. Eccoci qua, torniamo a parlare un po' della nostra quarantena durante questa pandemia di Covid-19. Oggi affronteremo un argomento abbastanza particolare e importante, che riguarda proprio il cambiamento di regole e di leggi che c'è stato durante questa nostra quarantena. Sono tante le difficoltà che anche io ho riscontrato nel cercare di abituarmi a queste nuove regole e di abituarmi al fatto che cose semplici come, non so, andare a fare la spesa invece cominciavano ad essere più complicate e bisognava rispettare diciamo dei limiti imposti. Chiedo ai miei compagni d'avventure di dirmi quali sono state secondo loro le libertà che più gli sono mancate durante questa quarantena e soprattutto quali difficoltà hanno riscontrato nel cercare di adattarsi a questa situazione. In comune a tutti, la cosa più difficile è stata quella di non poter uscire dal perimetro della propria abitazione. È stata davvero confusa, difficile da rispettare e a livello psicofisico molto difficile. Sì, proprio vedere gli stessi luoghi, gli stessi ambienti, cioè ad una certa non ne puoi più. Sì, poi era anche difficile spesso capire cosa si poteva fare, cosa no. Io mi ricordo, cioè, ogni volta che andavo a fare la spesa, comunque avevo un po' quel dubbio di dire adesso se mi fermano gli andrà bene quello che ho fatto, avrò sbagliato qualcosa. Infatti poi quando mi hanno fermato, per fortuna non mi hanno detto niente perché ero carico di borse della Oh, spesa. comunque è vero, è verissimo, perché anche a me è capitato, ora che me lo dici e mi ci fai pensare, e qualche volta mi sono rifiutato di andare a fare la spesa, diciamo, perché per non voler uscire, non so come dire, perché esci comunque con quella cosa di dire se mi fermano, l'autocertificazione andrà bene, sarò tutto in regola, sarà a posto, oppure semplicemente la menata di farti fermare, perdere il tempo. E comunque anche quando esci per fare la spesa così, perlomeno per me, magari sono io che ho dei problemi particolari, però c'è sta sorta di mezza ansia, allora preferisco far andare a mia madre. Sì, cioè c'è un po' una sorta di senso di colpa, ecco. Esatto, preferisco starmene Cioè ti a senti un casa. po' in colpa perché dici, ma magari sto facendo un casino io, magari sto sbagliando io. No, a me mi hanno fermato anche un'altra volta, poi sempre sotto casa, che ero appunto appena andata a correre avanti e indietro, e non avevo la carta d'identità. E c'era il poliziotto che era disperato e mi ha detto, signorina, cioè siamo in uno stato di emergenza, non si porta manco un documento dietro. In effetti bisogna anche uscire, bisogna pensare, allora, la mascherina, poi mi devo portare l'autocertificazione, poi mi devo portare il documento, dove devo andare, devo scriverlo. Quindi, ma probabilmente l'ha fatto anche apposta per cercare cioè, sì, Disincentivare, era sì. quello Pressione che volevano ottenere. psicologica. Sì, hanno messo delle regole molto rigide in maniera che la gente il meno possibile tentasse di infrangerle. Sì, Il di farci loro passare la scopo, voglia, esatto. sì, ma si può dire anche in parte giustamente, perché se no, se non ci fossero state le regole più rigide, probabilmente molti Se ne sarebbero avrebbero fregati. fatto chissà cosa. Ma se ci pensate, poi, cioè, quelle più difficili da non infrangere non erano e sono, anche perché tuttora siamo in quarantena, sebbene si sta un po' mollando la presa, però non sono le regole scritte, i decreti vari, ma sono quelle regole non scritte che poi portano alla trasgressione, quel senso civico che magari può venire a mancare, ma inconsciamente, perché uno è abituato a fare le cose, oppure per negligenza agisce in modo che poi non è ben accetto, sono queste qua che poi diciamo ti fregano nel quotidiano. Sì, che poi infrangere proprio quelle regole non scritte, quando trovi poi quel qualcuno che ti riprende, ti senti ancora più in imbarazzo, no? Perché vieni allontanato dalla società in un certo modo, tutti ti puntano il dito e ti prende un imbarazzo forte a quel punto. Sì, diciamo che si è creato quell'ambiente in cui tutti fanno qualcosa che è considerato giusto, e lo è. E se tu trasgredisci, sì, cioè ti senti un po' l'escluso di turno.
quindi lo fa, cioè non trasgredisce anche per quel motivo. Diciamo che la cosa che ha colpito di più tutti è che cose che prima erano molto normali, cose accettate dalla società, adesso potevano essere considerate addirittura illegali o comunque evitabili. Le situazioni di disagio e di fraintendimento portate dalle nuove regole non sono mancate, ne abbiamo visti alcuni esempi. Molti dubbi ci sono stati e ci saranno da analizzare anche in materia di privacy. Li vedremo nel prossimo episodio.